Questo programma è offerto da I cinofili dell'arma unita agli uomini del comandante Roberto Killa hanno compiuto un controllo e tutela del territorio. Si è cercato di limitare i fenomeni di spaccio e degli schiamazzi notturni in tutto il paese di Ficarazzi. Nell'operazione hanno partecipato anche gli agenti dei vigili urbani. Insieme hanno provveduto al sequestro di sostanze stupefacenti e proceduto ad identificare e fermare numerosi soggetti. L'obiettivo principale rimane pattugliare il territorio e garantire la presenza delle forze dell'ordine. In futuro ci saranno altri controlli per non abbassare il livello di attenzione su un fenomeno molto acuto tra i giovani ficarazzesi. Infine, il sindaco Paolo Martorana ha utilizzato il social network Facebook per ringraziare i collaboratori di giustizia e rassicurare i suoi cittadini. L'assessore all'ecosistema urbano ed urbanistica, Luca Tripoli, ha voluto fare chiarezza sulla vicenda che ha visto coinvolti i 4 titolari di giostre per bambini che si trovano ad Aspra, sul piano stenditore, e che sono state oggetto di sequestro provvisorio. È stata la regione a vietare l'installazione delle giostre, malgrado il comune abbia richiesto di rinnovare la concessione demaniale, con inclusa l'autorizzazione di poter usare 400 metri quadri per le attività di spettacolo viaggiante, di cui fanno parte anche le giostre. Si sono svolte diverse riunioni presso l'assessorato regionale territorio e ambiente e al servizio demanio marittimo, dichiara l'assessore Tripoli. Vogliamo acquisire il patrimonio comunale di piano stenditore per poter sfruttare tutte le enormi potenzialità che offre questo spazio, superando le limitazioni attuali nell'ottica di uno sviluppo turistico dell'area e del mantenimento del decoro urbano. Un vero e proprio mostro è stato scoperto nelle vicinanze della spiaggia più amata dei palermitani. Non si tratta però di qualche strano essere marino emerso dal mare, bensì di circa 5.500 metri quadrati di Eternit pervenuti dalla municipale in un lotto di terreno di proprietà della regione siciliana, in via Partanna Mondello. Subito l'intera area è stata sottoposta a sequestro e un campione del materiale tossico è stato pervenuto per ulteriori accertamenti. Si spera dunque che adesso si proceda alla messa in sicurezza del sito, per evitare così ulteriori danni alla salute pubblica. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Alessandro Accetta. Impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante.
Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì o esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. La piaga dei cani randagi è ancora vivida nella zona di Partinico. Nessun provvedimento comunale ha potuto fermare l'attacco avvenuto all'interno del giardino di Villa Margherita, dove un 14enne di Partinico è stato aggredito da un cane randagio. L'adolescente è giunto sanguinante al pronto soccorso del locale ospedale civico. Pare che l'animale, infatti, lo abbia azzannato alle gambe e nella sfera intima. Al ragazzo sono stati apportati 13 punti di sutura ai testicoli. I genitori del ragazzo adesso intendono denunciare il comune di Partinico per quanto subito dal figlio. Erano le 17 circa a Castelbuono quando una pattuglia di carabinieri ferma un ragazzo per un banale controllo stradale. Niente di strano, direte voi, ma c'è di più. Al classico favorisca patente e libretto da parte dei carabinieri, il giovane prontamente mostra i documenti. Nicola Ficile, dell'88, è un volto noto e quindi gli uomini della stazione di Castelbuono perquisiscono la sua auto e, insospettiti dal suo carico, procedono alla perquisizione della sua abitazione. Giunti davanti la casa del Ficile, sita in contrada Colombo tra Castelbuono e Cefalù, i militari scoprono che il ragazzo coltivava ben 26 piante di marijuana di diverse dimensioni e in più ritrovano due buste di celofan nascoste sotto il forno della cucina e al cui interno erano contenuti circa 400 grammi della stessa sostanza. Di fronte a tale scenario, Ficile viene condotto presso gli uffici della locale compagnia, dove è posto in arresto per coltivazione di sostanza stupefacente. A seguito del rito direttissimo e convalida dell'arresto, Nicola Ficile viene scarcerato e sottoposto all'obbligo di firma presso il comando stazione carabinieri di Castelbuono. Ancora un caso di furto d'energia elettrica nel palermitano, questa volta a Ballestrate, dove i carabinieri hanno tratto in arresto una donna di 68 anni. Originaria di Borgetto, beccata in flagranza di reato per furto aggravato d'elettricità. Il copione è quasi sempre lo stesso. Anche questa volta, infatti, è stato manomesso il contatore dell'abitazione centrale, allacciato con nonchalance alla rete pubblica. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel per rimettere le cose a posto. Per l'anziana furbetta sono scattati gli arresti domiciliari. Furto ieri notte alle 2 in una tabaccheria di Viale dei Platani a Partinico. Una banda formata da 4 persone ha preso di mira l'esercizio pubblico adiacente al rifornimento di benzina Kuwait. I malviventi hanno prima colpito violentemente e ripetutamente con una mazza la vetrata d'ingresso per poi fare irruzione all'interno della rivendita. Poco dopo però è scattato il sistema d'allarme dell'attività commerciale e sentendosi braccati i ladri sono riusciti a rubare solo il registratore di cassa, in cui erano custoditi circa 200 euro in monete, preferendo mettersi in fuga. Sul posto sono intervenuti due agenti di polizia privata dell'Europol e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Partinico, ma al loro arrivo dei malviventi non c'era più traccia. Grazie alle immagini riprese da una telecamera di videosorveglianza, gli investigatori hanno potuto accertare che ad agire sono stati in 4, tutti incappucciati, e che gli stessi si sono dileguati a bordo di una Panda di colore giallo. Impossibile al momento risalire alla targa dell'autovettura. Sull'accaduto, intanto, indagano i carabinieri. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour,
Rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Alessandro Accetta. Impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. L'associazione Prospettiva Futura comunica che sabato e domenica dalle ore 19 alle ore 21 verrà allestito presso Piano Stenditore ad Aspre, in Lungomare, un centro raccolta fondi per il ripristino del parco giochi sito ad Aspre in via Concordia Mediterranea. Chiediamo a tutta la cittadinanza di collaborare anche solo con un piccolo contributo per la realizzazione dell'opera che, non appena terminata, sarà fruibile al pubblico e soprattutto ai bambini. Queste sono state le dichiarazioni della Presidente Alessandra Ianni. La calda estate e le robuste onde del mare porteranno sulle coste della romantica Sant'Elia, da mercoledì 25 giugno, Le Voci del Mare, un concorso canoro patrocinato dall'ACAS, Associazione Culturale Arte e Spettacolo, e dall'emittente televisiva Canale 8. La competizione avrà luogo presso il chioschetto del Belvedere di Sant'Elia. Partecipare al concorso è semplice, basta compilare il modulo di iscrizione o in alternativa basterà collegarsi al sito ACAS www.artespettacolo.it ed effettuare l'iscrizione online sull'apposita area Iscriviti al concorso Voci del Mare. La quota di partecipazione è di 20 euro. La competizione sarà suddivisa in diverse fasi, una prima di eliminazione dove i concorrenti iscritti avranno diritto a 3 esibizioni durante le quali verrà attribuito un punteggio da parte di una selezionata giuria. Solo 30 saranno i concorrenti che si guadagneranno i quarti di finale, che prevedono una sola esibizione con lo stesso criterio della fase precedente, ma questa volta solo in 15 passeranno alla semifinale. Il gran finale vedrà esibirsi i 5 migliori concorrenti e avrà luogo negli studi televisivi di Canale 8, rigorosamente in diretta televisiva sul canale 611 del digitale terrestre. Una competizione all'ultimo SMS, infatti saranno proprio i telespettatori che potranno esprimere la loro preferenza con un voto parziale della giuria. Ricchi premi in palio, al terzo classificato spetterà un'intera giornata all'interno di un villaggio turistico, al secondo un mese di lezioni gratuite all'interno dell'Accademia Arte e Spettacolo dell'ACAS e al primo classificato andrà la possibilità di incidere in uno studio di registrazione un brano con la realizzazione di un videoclip. Un'estate all'insegna della buona musica dunque, per rinfrescare una lunga estate caldissima. Questo programma è stato offerto da
Tutto lo staff di ilmeteo.it augura a tutti voi un buon fine settimana. Previsioni per sabato 12 luglio. Una nuova perturbazione collegata al ciclone Gea raggiunge il nord e parte del centro con altre piogge e temporali, come vedremo. Ecco il nostro dettaglio: al nord inizialmente tempo buono, ma peggiora subito a partire dal Piemonte verso la Lombardia, Emilia Romagna ed infine Veneto, con rovesce temporali in estensione a tutte le regioni. Fenomeni intensi sulla pianura padana ed in serata sull'Emilia Romagna orientale e coste del Veneto. Verso sera migliora al nord-ovest, schiarite sui monti. Al centro tempo inizialmente poco, parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio peggiora in Toscana verso Umbria e Marche, con rovesce temporali forti sulla Toscana centro settentrionale. Verso sera qualche piovasco possibile anche in Abruzzo, sugli Appennini, le zone interne ad essi. Sole pieno in Sardegna, vediamo. Raggiungiamo le regioni meridionali, dove anche qui il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con isolati e qualche debole piovigine in Puglia e coste del basso Tirreno. I venti soffiano moderati sul Tirreno, meridionali deboli in Adriatico Ionio. Temperature minime previste in locale crescita, comprese tra i 14 e i 22 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno farà un po' più caldo, 21-29 gradi al nord, con valori più bassi sul Piemonte, 25-30 gradi al centro e al sud. Bene, l'aggiornamento si conclude qui. Ancora brutto tempo per domenica per colpa di Gea, che entro martedì lascerà l'Italia. Seguite tutti gli aggiornamenti su ilmeteo.it, sempre vicino a te. Bentrovati con l'almanacco di Barbanera dal 1762. Giovedì 12 luglio si festeggia San Giovanni Gualberto. Il nome deriva dall'ebraico Yohanan, composto da Yahweh Dio, unito al verbo Anan, avuto misericordia. È un nome biblico che significa Dio avuto misericordia. Dice il proverbio, val più la pratica che la grammatica. Sono nati il 12 luglio Pino Quartullo, Gabriel Garco e Antonio Cassano. Il 12 luglio del 1983 nello stato della Louisiana viene finalmente abolita l'ultima legge razziale degli Stati Uniti, che classificava come persone di colore tutti coloro che avevano un 33esimo di sangue nero. Nel 1988 l'ex Beatle Paul McCartney viene insignito del titolo di baronetto dalla regina Elisabetta. Infine, il 12 luglio del 1798, Alois Senefelder, attore di Praga, inventa la litografia. Senefelder, che per motivi economici si stampava da solo le parti e gli spartiti, crea un procedimento che rivoluziona la stampa, poiché consente di disegnare direttamente sulla matrice di pietra senza dover incidere le lastre di rame. Hugo von Hofmannsthal ha detto: il peggiore stile nasce quando si imita qualcosa, nello stesso tempo si tiene a far sapere che ci si sente superiori a ciò che si è imitato. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Sabato 12 luglio. Ariete, la sosta della luna in Capricorno spiega perfettamente i motivi dell'odierno malumore. I contrattempi in casa e nella professione vi rendono nervosi, piccole noie e ripensamenti in relazione alle vacanze ormai prossime, sfasamento e parole inopportune. Toro, determinazione, intraprendenza e disponibilità verso l'esterno, questi sono i doni della luna in Capricorno congiunta a Plutone in Trigono. Miscelate nelle giuste dosi il tempismo, l'ambizione e l'impegno, avrete la garanzia del successo. Gemelli, gli aspetti odierni vi rendono meno intraprendenti nelle relazioni con l'esterno, forse anche più taciturni, ma vi conferiscono maggiore concretezza. È il momento di costruirvi una situazione lavorativa più stabile, ma dovete realizzarla con pazienza. Cancro, la luna ancora in opposizione dal Capricorno vi fa iniziare la giornata con il piede sbagliato. Errori di giudizio, impennate di orgoglio, incertezze e dubbi vi rendono malinconici, senza accorgervi che siete voi a dar corpo alle ombre. Leone, l'impegno che mettete nel lavoro è encomiabile, ma cercate di essere elastici e non pretendete che tutto sia fatto secondo i vostri metodi. Le emozioni vanno tenute a bada dalla prudenza per evitare situazioni troppo coinvolgenti. Vergine, magari in fatto di tenerezza la luna in Capricorno non è il top, ma il trigono di Plutone risolleva le vostre quotazioni quanto a sensibilità. Buona volontà, manifestazioni d'affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche i rapporti un po' stanchi.
Bilancia, ancora una giornata poco esaltante. Sottili dubbi continuano a darvi del filo da torcere e la persona amata vi appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare, ricorrendo alla vostra consueta maestria nel conciliare gli opposti. Scorpione, complice il sestile Luna-Saturno, la giornata si preannuncia piena di promesse. Nella vostra attività siete imbattibili e in coppia ritrovate l'armonia. Se con il capo e i colleghi c'è stato da ridire, recuperate l'intesa e il gusto della collaborazione. Sagittario, una giornata tranquilla, senza scosse o avvenimenti esaltanti, ma fatta di piccole cose che comunque vi fanno sentire più sicuri e appagati. Se avete dei crediti, dei rimborsi da riscuotere, attivatevi oggi per richiedere quanto vi è dovuto. Capricorno, coadiuvata da Saturno, la Luna reagisce agli imprevisti causati da Urano con una lucidità e un'organizzazione degne dei vostri momenti migliori. Guadagni insperati ma subito fagocitati dalle spese. Bollette e oneri fiscali non vi danno tregua. Acquario, se la giornata si prospetta moscia, la compagnia delle persone care saprà ravvivarla. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può essere un buon momento per analizzare ciò che ultimamente vi angustia o vi inquieta. Pesci, la Luna in Capricorno non si profonde in moine, piuttosto bada al sodo regalandovi soddisfazioni e opportunità professionali da non perdere. L'ambizione di arrivare in alto vi rende così decisi e sicuri da meritarvi il rispetto di chi vi circonda.